convalazione di Castellana Grotte, firmato l'accordo di programma tra il presidente Schittulli ed il sindaco Tricase. 6 milioni di euro per la realizzazione della circonvalazione di Castellana Grotte, arteria di collegamento tra la strada provinciale numero 237 delle Grotte e la strada provinciale numero 240 delle Grotte Orientali. E quanto prevede l'accordo di programma sottoscritto questa mattina dal presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, e dal sindaco del comune di Castellana Grotte, Francesco Tricase, alla presenza dell'assessore alla livabilità Giovanni Leonardi, del presidente del consiglio provinciale di Bari, Piero Longo, e del dirigente del servizio edilizia pubblica e territorio, Aldo Rastella, nonché del vice sindaco di Castellana, Giovanni Bianco, e del consigliere comunale Michele Montaruli. Costo complessivo dell'intervento è di 6 milioni di euro, ripartito tra la provincia di Bari per l'importo di 5 milioni e mezzo, di cui 4 milioni e mezzo ottenuti nell'ambito del secondo programma Strada Facendo della Regione Puglia e 1 milione con risorse proprie della provincia. Ed il comune di Castellana Grotte per il restante importo di 500.000 euro. L'opera sarà realizzata entro il termine del 31 dicembre 2015. Sono qui per veramente, a nome di tutta la città di Castellana, con orgoglio, a ringraziare il presidente Schittulli, che credo sia stata una persona a dir poco eccezionale e minimo, perché è stato veramente di parola con Castellana. Aveva due grossissimi impegni, quello dell'alberghiero e della circonvalazione, e devo dire che ciò che altri non hanno fatto in 40 anni, perché la verità è questa, che sia l'alberghiero che la circonvallazione di Castellana, è da 40 anni che va avanti questa storia, lui è riuscito nei suoi anni di mandato a concretizzare. La realizzazione della circonvallazione di Castellana consentirà di decongestionare il centro cittadino dal traffico di auto e mezzi pesanti proveniente diretto verso le strade provinciali che collegano i comuni di Monopoli, Conversano, Polignano, con notevoli benefici per i cittadini in termini di sicurezza ed inquinamento. Entusiasmo e riconoscenza per il presidente Schittulli da parte del sindaco di Castellana, Francesco Tricase. Presidente, un'opera che andava avanti da decenni, quindi oggi il compimento, quindi avete firmato l'accordo di programma, è molto utile per la città, soprattutto per il traffico e per l'inquinamento. Sì, anche per la sicurezza di tutti i cittadini, non soltanto ovviamente di Castellana, ma di tutto l'Interland e quindi dei paesi limitrofi, soprattutto mi riferisco al periodo estivo e al periodo invernale per le condizioni atmosferiche che possono provocare incidenti. Detto questo, a me sono soddisfatto ovviamente non soltanto di questa collaborazione molto proficua e intensa tra l'amministrazione comunale guidata da Tricase di Castellana e l'amministrazione provinciale di Bari. Devo ringraziare anche i dipendenti della provincia che sono stati abbastanza solerti, ma la risposta migliore è che questa amministrazione si è contraddistinta per l'operatività. Al di là dei proclami ai quali siamo abituati tutti i cittadini purtroppo sono abituati a sentire delle belle parole, delle diatribe o delle varie comunicazioni sotto tanti aspetti giornalistici e mediatici, noi operiamo, cioè agli altri lasciamo le parole, a noi i fatti. Sindaco, oggi lei è qui a ringraziare il presidente Schittulli, ogni promessa è debito, quindi il presidente è stato così puntuale alla realizzazione di questa opera, quindi una firma, e poi soprattutto per rendere Castellana, diciamo, lo sviluppo economico ancora più intenso. A nome della collettività di tutta Castellana, veramente sono qui per rappresentare il grande ringraziamento e diciamo l'abbraccio di cuore che tutta la collettività, la comunità di Castellana fa al presidente Schittulli. È stato un uomo e un amministratore di parola e oggi come oggi è veramente raro. Noi abbiamo con il suo mandato realizzato il completamento dell'alberghiero e oggi firmiamo questo importante accordo che andrà in appalto a breve, la circonvallazione di cui si parla a Castellana da oltre 40 anni. È un provvedimento che serve il territorio, come ha detto il Presidente, non è solo per Castellana, ma soprattutto è un provvedimento, un'opera che migliorerà la qualità della vita dei castellanesi e anche degli abitanti dei comuni vicinuri. Io credo che davanti a questi fatti le parole contino poco. Io sono qui veramente a rappresentare la città, ad abbracciarlo, a ringraziarlo, a lui, a tutti i suoi collaboratori, a coloro che lo hanno aiutato e credo che la comunità di Castellana gli sarà sempre grata per ciò che ha fatto per il nostro territorio.